Io mi chiamo Alessandro, ho 33 anni e anche io, come voi, sono un cittadino di Rivalta di Torino. Anche io resto a casa. Restando a casa si possono fare tantissime cose belle, utili, interessanti, piacevoli, anche continuare a fare sport. Io sono un istruttore di calcio dal 2009 e da questa stagione collaboratore degli esordienti 2008 del Tetti Francesi Rivalta. Colgo l'occasione per salutare la società e tutti voi, cittadini rivaltesi. In questo video vi farò vedere degli esercizi semplici e alla portata di tutti, grandi e bambini, con la speranza che insieme a me possiate divertirvi anche voi. Se siete pronti, possiamo iniziare. Il primo esercizio è un esercizio di sensibilità piede-palla. Si chiama campana, pendolo o tocchi intermedi, sono tre sinonimi per trattare lo stesso esercizio. Con la parte interna del piede, tocco la palla nella linea mediana facendo tanti autopassaggi, inizialmente sul posto, in maniera analitica. Le ginocchia sono leggermente flesse, il busto leggermente in avanti, le mani all'altezza delle spalle a darmi equilibrio. E faccio l'esercizio facendo tanti autopassaggi. La palla va da destra a sinistra, da sinistra a destra. Tanti autopassaggi. Le ginocchia, come dicevo prima, sono flesse. Lavoro sulle punte dei piedi. Posso fare questo esercizio per 10 secondi, tempo di recupero qualche istante e poi pronto a ripartire. Ok, una volta fatto l'esercizio in maniera analitica, non cambio l'obiettivo, tengo lo stesso esercizio, ma questa volta lo faccio da un punto di partenza a un punto di arrivo. Queste sono due palline da giocolieri, ma immaginate che in un campo da calcio possono essere due birilli, due conetti, e voi a casa potete utilizzare anche delle bottigliette. Parto in movimento, mi do il via e parto. Le braccia sono sempre su, le ginocchia sono sempre flesse. Lo faccio a una velocità moderata. Una volta che arrivo, recupero qualche istante e riparto. Più tocchi faccio, meglio è. Buon divertimento a voi! Vorrei farvi vedere un altro esercizio di sensibilità piede-palla. La sensibilità è importantissima per il gioco del pallone. Questa volta lavoro con la parte sotto delle dita dei piedi. Si chiama suola suola e consiste nel spostarmi la palla, appunto con la suola, da un piede all'altro. Le braccia le tengo sempre su per dare equilibrio. Io lo sto facendo sul posto. Immaginate che magari questo video può essere guardato anche da dei bambini un po' più piccoli che vorrebbero provare ed è giusto iniziare a una velocità moderata. Anche qui 10 secondi, qualche istante di pausa e pronto a ricominciare. Stesso esercizio, stesso obiettivo, sempre sul posto, questa volta provo ad aumentare la velocità. Suola, suola, saltello sul posto, alzo leggermente le ginocchia, le braccia sono sempre su, la palla non si ferma mai, è sempre viva, è sempre in movimento, qui c'è stato un piccolo errore, succede, ed eccomi qua, suola, suola. La palla si muove. Dieci secondi, pausa e riparto.